L'Italia a oggi è un paese fortemente dipendente dall'importazione del gas, infatti importiamo circa il 90% del gas consumato in Italia, e una nuova prospettiva di sviluppo per gli stoccaggi potrebbero essere appunto gli stoccaggi offshore, che attualmente già sono sostanzialmente già sono esistenti in alcune parti d'Europa. Possiamo pensare all'Irlanda, all'Inghilterra o alla Spagna. L'Italia potrebbe avere le potenzialità per uno sviluppo in tal senso, in quanto sono presenti numerosi giacimenti di produzione, che molti dei quali in fase di esaurimento, che quindi una volta depletati a seguito di opportuni studi di fattibilità e diciamo una volta valutate le condizioni tecniche idonee per la conversione dei giacimenti da produzione a stoccaggio, potrebbero appunto essere riconvertiti in giacimenti di stoccaggio. Questi criteri di conversione sono ovviamente già regolamentati dagli opportuni decreti. Basti pensare al decreto direttoriale del 4 febbraio del 2011, e quindi è possibile appunto poter pensare per un futuro sicuramente oltre il 2020 ad un inizio di valutazione per lo sviluppo dei stoccaggi in giacimenti offshore. Da un punto di vista statistico, l'Italia presenta un maggior numero di giacimenti produttivi nel bacino adriatico, come ben noto. Quindi sostanzialmente sicuramente parlo sempre dal punto di vista statistico, perché poi ovviamente i risultati si avranno a valle di studi specifici e specialistici, però lì potrebbe essere una zona potenzialmente, anzi statisticamente attendibile per lo sviluppo di questi impianti, ecco. Però ovviamente è un discorso da fare a valle degli studi di dettaglio.